Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG Flash e soprattutto buon sabato. Proseguono le consultazioni di Draghi che stamattina vedrà Lega e Movimento 5 Stelle. Previsto infatti un prevertice dei dirigenti del Movimento con Grillo a cui dovrebbe partecipare anche Conte. Il fondatore 5 Stelle apre all'ex presidente della BCE e oggi farà parte della delegazione che lo incontrerà. Ieri il no invece di Fratelli d'Italia al governo Draghi. Salvini chiede ai ministri della Lega, Renzi assicura il sostegno a prescindere da parte di Italia Viva. Ora dopo ora si consolida la maggioranza che sosterrà il governo Draghi. Sarà larga e potrebbe andare oltre il perimetro del modello Ursula, PD, Forza Italia e Italia Viva, ma anche 5 Stelle e Leo ci stanno. I segnali d'apertura da parte della Lega sono sempre più netti. Matteo Salvini si smarca dall'alleata Meloni che non voterà la fiducia al nuovo esecutivo. Il leader leghista fa addirittura intendere di voler entrare nella squadra con tanto di ministri. E scende in campo quindi direttamente Beppe Grillo nel tentativo di far virare definitivamente i 5 Stelle. Il fondatore del movimento approda a Roma ed è pronto a partecipare alle consultazioni. Bollettino dei contagi Covid in Italia, divulgato dal Ministero della Salute. Sono 14.218 nuovi contagi nelle scorse 24 ore e 377 vittime, su 270.507 tamponi elaborati, per un tasso di positività al 5,2%. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto al giorno precedente, nel saldo tra ingressi e uscite. Ingressi giornalieri sono invece 132. I ricoverati con sintomi 19.575, quindi 168 in meno di ieri. Ascoltiamo il punto del commissario straordinario dell'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Siamo il primo paese europeo per numero di persone vaccinate. Con esse si intendono le persone a cui è stata somministrata sia la prima che la seconda dose. Fino a ieri sera in Italia abbiamo vaccinato quasi 1 milione di persone, 956.389. In termini assoluti abbiamo somministrato ai nostri cittadini 2.335.997 dosi. I numeri delle vaccinazioni e in qualche misura l'andamento della nostra campagna vaccinale negli ultimi giorni sono a dimostrarci che nonostante i tagli imprevisti spesso subiti, l'andamento della campagna sta riprendendo a ritmi accettabili e le somministrazioni stanno aumentando costantemente. Il piano vaccinale che abbiamo preparato insieme al Ministero della Salute, alle direzioni generali competenti, all'Istituto Superiore di Sanità, al Consiglio Superiore di Sanità, all'Agenas, che il Ministro Speranza ha illustrato alle Camere e che il Parlamento ha approvato nello scorso mese di dicembre, procede alla velocità massima compatibile con il numero delle dosi che arrivano in Italia. Continua in Campania l'aumento dei contagi Covid. Secondo i dati dell'unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.665, di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi, i positivi, 103 sintomatici su 16.915 tamponi esaminati. Il giorno precedente invece il tasso di positività era pari all'8,33%, invece è salito al 9,84%. 23 i decessi, 11 nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma registrati soltanto il giorno prima e 672 le persone guarite. In merito al report dei posti letto su base regionale aumentano quelli di terapia intensiva occupati, infatti sono 103 invece di 100 e ancor più quelli di degenza con 1.490 posti occupati, mentre il giorno precedente erano 1.468. L'andamento dei contagi nelle scuole superiori ha rappresentato un campanello d'allarme importante per la Regione Campania, che provvederà con il monitoraggio attraverso l'unità di crisi. I risultati potrebbero portare quindi a un nuovo stop della didattica in presenza già dal 15 febbraio
e quindi un ritorno alla tanto discussa DAD. È probabile che la Regione organizzi il piano scolastico in base all'indice dei contagi, ma a livello locale, necessario quindi evitare contenziosi col TAR. Tenendo conto delle restrizioni sia delle attività sociali che scolastiche che scatterebbe al superamento di valori limite dell'incidenza di infezioni per popolazione, si cercherà quindi di valutare la strategia migliore. Attesa la decisione che potrebbe portare a una nuova ordinanza, ma non solo. L'unità di crisi è pronta a riunirsi nuovamente per decidere delle nuove strette per questo mese di febbraio, con due appuntamenti a rischio assembramento, San Valentino e Carnevale. Si pensa quindi a un controllo a tappeto della movida e delle strade dello shopping, così come dei bar e dei ristoranti. Il rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19 ha posto l'attenzione sulle possibili reazioni avverse registrate in questa prima fase, rispondendo alle domande più frequenti a riguardo. Le segnalazioni riguardano soprattutto la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech al 99% e Moderna all'1%. Secondo il documento dell'Associazione Italiana del Farmaco, la maggior parte delle reazioni segnalate non sono di grave entità. Sono arrivate infatti 7.337 segnalazioni su un totale di 1,5 milioni di dosi somministrate, di cui il 92,4% sono riferite a eventi non gravi come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia e stanchezza e dolori muscolari. Col Pfizer-BioNTech sono state osservate anche cefalee, parastesie, vertigini, sonnolenze e disturbi del gusto, mentre con il vaccino Moderna nausea e dolori addominali. Meno frequenti sono le altre reazioni locali con i dolori articolari diffusi. Come atteso, la febbre è stata segnalata con maggior frequenza dopo la seconda dose rispetto alla prima. Le analisi condotte sui dati fin qui acquisiti confermano quindi un buon profilo di sicurezza di questi due vaccini. L'ampio numero di segnalazioni non implica che siano emerse criticità inattese, ma è indice dell'elevata capacità del sistema di farmacovigilanza nel monitorare la sicurezza. Lancia l'allarme anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, sull'aumento dei contagi Covid nella propria città. Ascoltiamo le sue parole. Stiamo verificando in questi giorni un incremento dei contagi nella nostra città. Per il passato ci attestavamo intorno ai 30 contagi al giorno, 25-30. Negli ultimi 3-4 giorni siamo arrivati a 90 contagi. È un dato che deve preoccupare e deve indurre a comportamenti adeguati che noi abbiamo sempre suggerito ai nostri concittadini. Semplici precetti: indossare sempre le mascherine, evitare assembramenti, lavaggio accurato delle mani e anche nelle visite con i parenti, nell'accogliere qualche amico a casa, sempre nel rispetto del decreto, avere la massima precauzione, massima precauzione. Solo così noi potremo uscire da questa situazione terribile. Anche in considerazione che partirà fra pochissimo un'intensa stagione vaccinale. Nuovo aumento dei positivi Covid evidenziati nell'ultimo bollettino dell'ASL di Caserta. Con riferimento infatti alla giornata di ieri sono 250 nuovi positivi, a cui si aggiungono 87 guariti ed anche un deceduto. Aumentano sia i tamponi processati, 2.164 nelle ultime 24 ore, ed anche il tasso di positività che risale fino all'11,5%. Maddaloni continua ad essere in cima per numero di positivi con 230, Caserta risale fino a 197, seguita da San Felice a Cancello con 180. Il sindaco di Teano, Dino D'Andrea, ha pubblicato una nuova ordinanza che contiene misure per fronteggiare il coronavirus su tutto il suo territorio. La sospensione in via cautelativa delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a partire dal lunedì 8 febbraio fino al 20 febbraio. Le attività didattiche si potranno svolgere regolarmente in DAD. La sanificazione di tutti gli edifici scolastici di competenza del comune, la chiusura di Piazzetta Sperandeo al fine di evitare assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle private abitazioni e attività commerciali dalle 18 alle ore 5 del mattino.
La chiusura del parcheggio antistante la scuola media Laurenza, il divieto di vendita per asporto di alcolici da parte dei bar dalle 5 alle 18, è consentita infatti la vendita per la sola consumazione al banco o al tavolo. Divieto di vendita di alcolici da parte di qualsiasi attività commerciale a partire dalle 18.30 fino alle ore 5 del mattino, ad eccezione del delivery, e la sospensione della fiera settimanale del sabato fino al 20 febbraio. Durante la consueta attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai fenomeni illeciti, i finanzieri della Compagnia di Capua questa mattina hanno individuato un'area di circa 2.500 metri quadri nei pressi di Castelvolturno, in cui erano stati sversati illegalmente oltre 200 metri cubi di rifiuti pericolosi. Scarti di lavorazioni, legno, plastica, metalli ferrosi, pneumatici fuori uso, guaine bituminose, bidoni contenenti vernici, bombole e pezzi di autoveicoli fuori uso che con l'esposizione agli agenti atmosferici avrebbero potuto provocare gravi danni irreversibili a tutto l'ecosistema. Il responsabile dell'illecito sversamento è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L'area è stata sequestrata ed affidata in custodia giudiziaria al responsabile del settore pianificazione e programmazione ambientale del Comune di Capua, in attesa delle operazioni di bonifica. In conclusione parliamo anche di sport di Serie A. Il Napoli prepara la gara di stasera a Genoa contro il rossoblù. Gattuso pensa al turnover in vista della gara di ritorno decisiva contro l'Atalanta in Coppa Italia il prossimo mercoledì. Meretti è candidato per difendere la porta partenopea, come sempre in ballottaggio con Ospina. Maximovic sostituirà Koulibaly, mentre è confermato sull'out di destra di Lorenzo. A sinistra possibile staffetta Rui Sai. Centrocampo con i soliti Dembélé e Bakayoko, potrebbe rimanere a riposo invece Insigne con Lozano a destra e Politano a sinistra. Prima punta a Petagna, ancora dalla panchina, Osimhen non al meglio della condizione fisica. Intanto brutte notizie per gli azzurri dal fronte Covid, guarisce Fabian Ruiz mentre sono positivi Koulibaly e Ghoulam. Infatti i due giocatori stanno effettuando il consueto periodo di quarantena a partire dalla giornata di ieri. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, vi do appuntamento con l'informazione di Teleprima alle ore 13.30. Buona giornata!